Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kino e oggi, come iniziare bene la settimana insieme, la cominceremo come sempre con un bel contest. Quest'oggi, raga, contest sul Frostbite. Eccoci qua, raga. Allora, innanzitutto volevo cogliere l'occasione di questo contest e festeggiare insieme a voi anche i miei 3.000 iscritti. Ecco perché in questo contest verranno estratti fino a 10 vincitori, raga. Ma aspettate, parleremo più tardi del contest. Innanzitutto ringrazio Giammi0904 Nico Merlin, che è il commento che ha ricevuto più like nella macchina da scrivere. Adesso vi allegherò in sovraimpressione lo screen del commento, in cui mi consiglia di portarmi il cigno d'acqua. È il commento che ha ricevuto più like e lo andremo a fare insieme, raga, probabilmente domani o dopodomani. Adesso vediamo, ho un sacco di progetti in testa, un sacco di materiale per appunto pubblicare nuovi video molto interessanti, anche spero che vi piaceranno, vedremo. Per il momento comunque il commento con più like è stato quello di Giammi. Porteremo il cigno d'acqua, ragazzi, e lo proveremo insieme. Allora, parliamo del contest di oggi. Come sarà, raga? Come funzionerà? Innanzitutto dovrete commentare sul perché volete quest'arma, ovvero il Frostbite. Io ve ne sto regalando 10. Ringrazio mio fratello per la sua partecipazione, che se non fosse per lui non riuscirei mai a regalarne 10 così a botta. Quindi ne regalerò 10. Voi non dovrete fare altro che commentare e scrivere il perché volete quest'arma. Un motivo che sia divertente, un motivo che sia vero, che non sia vero, che sia ironico. Voglio che ci sia l'ignoranza nei commenti, raga. E allo stesso tempo, dopo che avete commentato, andate nei commenti e mettete like ai commenti che vi sembrano più belli, più simpatici, eccetera, eccetera. Siete 10 vincitori, non sceglierò in base ai like, ma li guarderò ovviamente molto di più, quelli con più like. Quindi se avete amici che non sono ancora iscritti al canale, che non hanno visto il video, vi consiglio di fargli vedere questo video e fargli mettere like al vostro commento, raga. Vedremo insieme cosa esce fuori, spero che ne esca qualcosa di carino. Comunque sia, io sceglierò 10 vincitori a prescindere se il video riuscirà a raggiungere almeno 300 like, raga. Quindi iniziate già tutti a spolliciare, innanzitutto, perché raga, ci sto mettendo veramente 10 Frostbite sarebbero 30 per 10, 300 efficienti, 100 di raggio, 110, insomma 130 di quarzo. Ci faccio fuori un po' di roba, raga. Dunque sia arrivato a livelli alti, sa che comunque farmare le cose 5 stelle non è semplicissimo. Soprattutto droppi anche roba 4 stelle, quindi non dropperai mai solo roba 5 stelle, a differenza delle altre missioni dove vai specificatamente in zone per farmare appunto certi tipi di materiali. La roba al 5, raga, è sempre quella più rara. Quindi vi sto portando questo contest, voi in cambio spolliciate. Il Frostbite comunque è un'arma molto molto rara in sé. È un'arma che probabilmente in teoria rimetteranno a Natale, ma non è ancora certo. Io spero di no, ma spero anche di sì per tutti voi. Comunque, raga, il video del contest finisce qui. Ecco il Frostbite, il famoso Frostbite con ancora tutte le perk originali, e lo crafterò immediatamente. Dunque, ragazzi, innanzitutto vi sto facendo vedere anche la mia pista per Overboard, tra cui a me piacerebbe portare il live. Però vorrei anche sapere da voi cosa ne pensate. Vi sto facendo troppe richieste in questo video, lo so. Io vorrei fare un minigioco in cui, allora, raga, considerate che questa pista per Overboard è percorsa da me senza errori e considerate anche che ci sono tanti accessi segreti che ti fanno fare delle scorciatoie non lunghissime, ma ti fanno fare meno tempo di percorso, diciamo. E il mio record personale è di 5 minuti e 5 secondi, senza errori, senza niente, perché poi ci sono punti dove puoi cadere, eccetera, eccetera. Però il discorso qual è? 5 minuti, ma io quando la faccio provare la gente ce ne mette almeno 10, intorno ai 8, 7, 8 minuti, anche 10 certe persone.
da portare in live, ovviamente, se le persone iniziano a metterci tanto tempo, potrebbe essere molto, molto noioso, no? Per voi che guardate, soprattutto che aspettate di entrare. Quindi possiamo fare così, raga. Mentre faremo la live, entreranno tre alla volta di voi, o due, in base a... vedremo se ci sarà il mio moderatore, se ci sarà qualcuno che mi vuole dare una mano. E vi sfiderete o a duello, o in tre, ovviamente. E avrete un tot di tempo, facciamo un 7 minuti e mezzo. Chiunque riesce a finire a 7 minuti e mezzo vincerà un'arma esplosiva e il primo che vince un'arma a sua scelta. Ma se non riuscite a finire entro quel tempo, io vi espello e faccio entrare altre persone. E ovviamente avrete la possibilità di partecipare quante volte volete. Raga, questa pista è stata costruita proprio su misura, per me è perfetta, non c'è nessun tipo di errore. Le strutture sono contate, posso aggiungere un muro solo che l'ho tenuto in caso di emergenze, no? E come vedete, la fine è qua. Una volta che abbiamo centrato il buco, il gabinetto, lo chiamo io, qua è la fine. Adesso qua apro così, e in teoria spagnolo direttamente qua. Quindi ragazzi, per il video di oggi è tutto. Io vi chiedo nei commenti di farmi sapere, lo so, vi ho chiesto forse troppe cose, però fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo di lasciare un like a questo video e farò un altro contest identico se questo video raggiunge 500 like, raga. Quindi, se questo video ne raggiunge 500, altro video contest per altri 10 Frostbite. Quindi, sta a voi. Io ve l'ho detto. Ci vediamo nel video di domani. Bella a tutti, ragazzi. But I wish to stay.